nel 1989, se non sbaglio, potrei avere qualche ricordo falsato, i miei genitori mi comprarono un meraviglioso Commodore 64, era bellissimo, era il Commodore di colore, se non sbaglio, grigio, e poi aveva un registratore, se non sbaglio era di colore beige e marroncino, e poi un joystick bellissimo che forse era semitrasparente o grigio, adesso non ricordo benissimo. E ricordo che per comprarmi questo Commodore, insomma, ricordo benissimo che mio padre fece le cambiali, non so quante cambiali, perché costava davvero tanto. E insieme al Commodore mi comprarono anche due giochi. Uno, sempre se non sbaglio, era Predator, e proprio venivamo dal film proprio di Schwarzenegger, e la copertina del gioco era proprio la stessa del poster della VHS del film, era davvero bellissima, mi aveva stregato, e quindi il primo che scelsi era proprio Predator, e il secondo era diverso, era una cosa che non avevo mai visto. Sulla copertina c'era proprio un robot fighissimo, bellissimo, un robot bellissimo, fatto proprio in una maniera che ti colpiva fortemente, e la scatola non era di plastica, mentre quella di Predator era tipo quella delle cassette audio in plastica che si apriva, diciamo, ad astuccio. Quella dell'altro gioco del quale vi sto parlando era una sorta di scatola di cartone, più simile a quelli, alle scatole, alle confezioni dei giochi per Amiga, era una scatola di cartone, e il gioco in questione era Turrican. Mi comprarono il Commodore 64 nello stesso negozio dove, uno o due anni dopo, mi comprarono anche l'Amiga 500. E di questo ne ho già parlato in un altro video, nel video proprio su Another World, dove parlo proprio dei miei ricordi di Another World. Lo potete trovare nella playlist Retro Remy. Questo negozio chiuse i battenti forse nel 1997-98, non ricordo benissimo. E da allora, quando io ormai vivo in Giappone da tanti anni, ma quando passavo per quella strada e vedevo ancora quel posto dove allora c'era quel negozio, provavo proprio una sorta di nostalgia. Comunque, comprato il Commodore 64, ero felice in una maniera davvero incredibile. Non so proprio se riesco a spiegarvi che tipo di felicità provavo. Insomma, niente era più importante di quel momento. Non pensavo proprio ad altro, non esisteva più niente. Volevo soltanto andare a casa e giocare a quei due giochi sui quali già avevo fantasticato in maniera assurda mentre li stavo scegliendo. Sinceramente riesco quasi a sentire ancora quel profumo di nuovo che emanava quella macchina, del registratore, del joystick. Settai tutto con i miei genitori e non ci volle poco, e il primo gioco che facemmo partire dopo tutto quel tempo era per l'appunto Turrican. Era un gioco veramente incredibile, non riesco proprio a dimenticarlo. Ho comprato anche di recente la Collector's Edition per Switch che vedete qui alle mie spalle, e comprende tutti i giochi usciti della serie, quelli usciti su Super Nintendo, su Mega Drive, su Commodore e su Amiga. In più c'è un artbook spettacolare proprio da leggere, proprio una cosa particolare per gli appassionati, e comprende anche la colonna sonora di Chris, non mi ricordo. E comunque era davvero un gioco incredibile, non avevo mai visto una cosa del genere. Sì, su Nintendo 8-bit c'era Metroid, e questo Turrican prendeva davvero tanto spunto da Metroid, ma non so come dirlo, era più bello, più magico, più colorato, insomma mi stregò completamente. Ho dei ricordi bellissimi su Turrican, perché è proprio il primo gioco che provai su Commodore 64, e quel pomeriggio ci giocai tantissimo con mia madre. Ricordo che ogni tanto passava, cioè avevamo la porta aperta, ogni tanto passava di là mio padre, diceva: come va il gioco, ti piace? E ho proprio questo ricordo di me seduto per terra che giocavo. Insomma, fu davvero bellissimo scoprire il Commodore 64 e scoprire insieme al Commodore 64 un gioco così bello. Sì, perché era davvero magico, aveva qualcosa che fino a quel momento non si era mai visto. Gli sprite erano bellissimi e c'era proprio una sorta di immersione completa in quel magico mondo. Quei power-up, quei salti, quegli sfondi che anche con pochi colori rendevano proprio l'idea di un pianeta alieno. Amai Turrican alla follia, e dopodiché ci giocai anche su
Amiga 500. Giocai anche il 2 per poi arrivare al Turrican in assoluto che mi è piaciuto di più, ed è quello per Mega Drive, anche se so che Super Turrican per Super Nintendo era davvero stupendo, già partiva con il logo che girava che dava sfoggio proprio delle potenzialità del Super Nintendo e del mod 7 del Super Nintendo, ma il Turrican per Mega Drive veramente mi prese in una maniera incredibile, mi addentrai completamente in quel mondo magico di quel gioco, era stupendo. Già dalla copertina potevo cominciare a viaggiare, a sognare, a entrare proprio in quel mondo, era davvero bellissimo. E poi la colonna sonora del gioco per Mega Drive era qualcosa di veramente indescrivibile, credo sia proprio tra le colonne sonore più belle e viaggianti che abbia mai sentito. Difficilmente ho trovato così tanta creatività in una colonna sonora. Pensate che proprio molto spesso la canticchio ancora adesso, perché veramente è qualcosa di come dire, proprio leggendario, è bellissima ancora adesso. Se voi andate su YouTube e cercate la colonna sonora di Mega Turrican del primo o del secondo livello, adesso non ricordo, trovate anche tantissimi chitarristi, tantissimi esperti di synth che proprio ricreano, riarrangiano la colonna sonora di Turrican nella loro maniera, proprio perché è ancora perfettamente godibile anche a distanza di così tanti anni. Turrican mi ha lasciato un ricordo davvero bellissimo, un ricordo che proprio è quasi più grande degli altri giochi, forse perché è stato proprio il primo gioco scoperto su Commodore, il primo o uno dei primi giochi giocati con mia madre quando ero proprio piccolo, perché avevo 8-9 anni. È uno di quei giochi che quando andavo a scuola, facevo la prima elementare forse, la seconda, la prima, non vedevo proprio l'ora che finisse la scuola per tornare a casa e giocarci. La pixel art di Turrican secondo me è una delle più belle in assoluto mai create, specialmente proprio di quello per Mega Drive, ma anche di quello per Super Nintendo. Poi in questo caso ognuno ha i suoi ricordi, ognuno ha le sue emozioni e quindi può cambiare le preferenze di ognuno di noi, ma per me rivedere gli sprite che c'erano su Mega Drive e su Super Nintendo di Turrican mi riporta proprio a quel momento, era veramente meraviglioso, ci farei proprio dei quadri con quegli sprite. Non faccio un unboxing della Collector's Edition per non annoiarvi, ma se provate a vedere gli sprite che ci sono qui nell'artbook di Turrican ne rimarrete davvero estasiati, è veramente qualcosa di incredibile, questa secondo me è proprio arte allo stato puro, questa è proprio una pagina dedicata a Mega Turrican. Insomma, un gioco, un'epoca che mi è rimasta impressa proprio come poche. Turrican è proprio un qualcosa che spiega, che fa vedere proprio il periodo incredibile nel quale vivevamo. C'era proprio una genialità, una creatività, proprio a tutti i livelli, che era davvero qualcosa di incredibile, un'originalità, un ardore nei creatori di videogiochi, di film, negli sportivi, nei cantanti, che era qualcosa di mai raggiunto. Quasi tutte le cose più impattanti, più indimenticabili della nostra epoca attuale sono state fatte proprio in quel periodo. Attori incredibili, cantanti strepitosi, giocattoli che, vabbè, non ho parole per i giocattoli, e videogiochi. Videogiochi che con la loro creatività, con i loro mondi inesplorati, ci permettevano di avventurarci in meravigliosi viaggi, così belli, così fantastici, così proprio indimenticabili da parlarne ancora oggi. Se penso a questo gioco non posso non tornare a quei momenti quando le scuole finivano e con gli amichetti, con i compagni di scuola si parlava proprio di videogiochi. Tutte quelle dicerie, quelle esagerazioni proprio che uscivano fuori da quei discorsi. E io credo che quell'immaginazione, quella passione, quella creatività proprio di immaginare tantissime cose debba sempre far parte di noi, anche quando diventiamo adulti. In tante persone rimane, in me è fortissima, ma in molte purtroppo con l'avanzare dell'età si spegne. E questo è un vero peccato, perché proprio tutte le cose più grandi, più belle, vengono fatte proprio grazie a questo. Grazie per essere stati con me. Al prossimo video.